Ora, il costituzionalismo alla metà del Novecento non era il costituzionalismo del 1789. C'erano stati ampi sviluppi in Europa, soprattutto, e non solo in Europa, anche se il costituzionalismo, il costituzionalismo del Novecento, degli stati che si sono mantenuti fedeli agli ideali liberali e democratici, perché poi c'è la vicenda invece degli autoritarismi, ma anche degli stati invece che si sono mantenuti fedeli, c'era stata in tutta Europa una evoluzione, la rivoluzione liberale della fine del Settecento era seguita una evoluzione, se non una rivoluzione democratica. Pensate al significato del sorgere del movimento socialista, il movimento operaio, il confronto con la questione sociale. E se nell'Europa orientale, proprio della Russia, la rivoluzione di ottobre aveva segnato una netta e radicale discontinuità, quella sì, ma ancorché con la pretesa o la promessa non mantenuta di un conseguimento radicale degli ideali della rivoluzione francese, cioè dell'eguaglianza e della libertà, nell'Europa occidentale, che non è stata segnata da eventi traumatici, cioè da discontinuità violente, tipo come quella della rivoluzione di ottobre, l'assetto dello Stato liberale era cambiato, è cambiato profondamente, tant'è che i costituzionalisti parlano dello Stato democratico sociale succeduto alla forma dello Stato liberale. Pensate solo al significato che ha avuto la marcia, lunga marcia, verso l'ampliamento del suffragio, verso il suffragio universale, partendo da una situazione nella quale in tutti gli Stati, in particolare in Italia, sì, il suffragio era ristrettissimo, era limitato a una ristrettissima elite. E questa evoluzione c'è stata in tutta Europa, tant'è che nel primo dopoguerra, nell'intervallo tra le due guerre, o tra le due fasi dell'unica guerra, qualcuno dice, insomma, ci sono state delle costituzioni che raccoglievano e anche formalizzavano i frutti, pensate alla Costituzione di Weimar, della Germania di Weimar. Ma c'è da dire che l'Italia era rimasta largamente fuori da quegli sviluppi. Per esempio, l'allargamento del suffragio, l'Italia ha seguito a distanza di decenni il processo, come si sa, il suffragio femminile nasce solo dopo la caduta del fascismo, solo nell'epoca costituente, nel 1945, viene sancito il diritto di voto delle donne. E quindi anche su questo terreno del progressivo allargamento democratico degli Stati, l'Italia non aveva seguito i trend che in altri Stati europei erano andati invece manifestandosi. E lo stesso movimento socialista, l'influenza delle forze politiche democratiche appunto che coltivavano questa cultura dello Stato nuovo, dello Stato democratico sociale, in Italia non aveva potuto allargarsi e consolidarsi come in altri paesi, se non altro appunto perché la violenta interruzione di questa evoluzione attraverso il regime fascista ha, come vedete, interrotto un processo che anche l'Italia avrebbe potuto, poteva andare avanti, ma allora interrotto, e quindi in qualche modo congelando tutta una fase di evoluzione democratica che nel costituzionismo occidentale era andata avanti, andava avanti, costringendo l'Italia invece a regredire sotto questo profilo. E dopo la caduta del fascismo, quindi, nell'epoca costituente, non si è trattato per nulla in Italia semplicemente di recuperare ciò che era stato perduto col fascismo, una sorta di ripristino, ma si è trattato di recuperare e di far fare all'Italia quel cammino, un pezzo di quel cammino che non aveva potuto compiere, se nemmeno fondamentalmente iniziare, nella prima metà del Novecento. Questo è l'aspetto che colpisce considerando la vicenda costituente. Tra l'altro è interessante notare Piero Calamandrei, nel suo celebre discorso agli studenti milanesi del 1955, aveva notato, come affermava, che nella Costituzione è dentro tutta la nostra storia, diceva lui, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, tutte le nostre sciagure, le nostre glorie, e esemplificava, perché diceva: tutto questo è sfociato negli articoli della Costituzione, e diceva: se io leggo, quando leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra, ma questo è Mazzini, e va avanti dicendo,
mostrando come nella Costituzione, negli articoli della Costituzione si leggono, lui dice, si sentono voci lontane, grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ed è vero, però se si riflettete, le grandi voci lontane che Calamandrei evoca sono quasi solo voci rimaste minoritarie e recessive nella storia precedente dell'Italia, perché Mazzini era un repubblicano, diciamo, fautore ovviamente dell'unità nazionale, ma ancorato a una visione dello Stato certamente diversa da quella che lo Stato italiano aveva realizzato. O ancora quando dice sempre Calamandrei, quando leggo nell'articolo 5 la Repubblica una indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo, bene, anche Cattaneo rappresenta una minoranza nel pensiero giuridico e istituzionale del nostro paese. Quindi diciamo già questo fatto, se volete, diciamo superficiale, perché è riferito alle parole, perché non c'è dubbio che le parole ritornano, però è indicativo. La Costituzione ha certamente ripreso delle parole che evocano queste grandi storie, questo grandi nome, ma quasi tutti appunto attinenti ad aspetti e a forze del paese rimaste nella storia italiana precedente minoritarie. Quindi diciamo, non solo il recupero è stato il recupero di ciò che c'era nella storia d'Italia, certamente da questo punto di vista aveva ragione Calamandrei a dire che c'era un recupero, ma non era il recupero di qualcosa che aveva potuto pienamente svilupparsi, manifestarsi nella storia italiana prima dell'avvento del fascismo. Ma c'è di più, perché in realtà l'impianto ideale dello Stato nuovo su cui si è fondata la Costituzione, su cui si è fondata quella ricerca di unità nel processo costituente e nel prodotto costituente, non risponde chiaramente all'impianto, per così dire, settecentesco precedente alle nuove conquiste del costituzionalismo, come si era sviluppato appunto invece nel corso del secolo XIX e nella prima metà del XX secolo. Insomma, l'impianto ideale dello Stato nuovo era appunto, come ho detto, come diceva anche la Pia all'Assemblea Costituente, era certamente qualcosa che si distaccava dall'originario impianto dello Stato liberale, perché recepiva anche il frutto di una lunga evoluzione verso lo Stato democratico e sociale che in altri paesi aveva potuto avere un maggiore sviluppo e che l'Italia non aveva potuto conoscere il medesimo sviluppo. Insomma, lo Stato democratico e sociale, la democrazia pluralista, tra l'altro è non giacobina, anche questo sarebbe un punto da considerare, ma insomma non posso prolungare, che porta al fatto che in realtà la Costituzione italiana, come altre Costituzioni contemporanee sorte nello stesso periodo, portano nettamente questa impronta di una innovazione in qualche modo radicale. È significativo che nelle Costituzioni dei grandi stati noi vicini dell'Europa, questi stati, la Repubblica e le rispettive, vengono definite come sociali. La Germania dice la Repubblica Federale, la Repubblica Federale appunto, democratica e sociale. E in singolare sintonia nella Costituzione francese del 1958, tra l'altro l'ultima, si dice che la Francia è una Repubblica unitaria, non federale, laica, in Francia c'è il nome, e sociale, cioè l'idea che l'impianto dello Stato fosse l'impianto dello Stato sociale, non dello Stato liberale originario, è un'idea che negli altri processi costituenti d'Europa si è ampiamente manifestata, tant'è che in Francia, la Costituzione francese, pur non contenendo, come è noto, una dichiarazione dei diritti, che quindi rinnovasse quella del 1789, richiama però nel proprio preambolo la Costituzione del 1946, la quale a sua volta contiene una serie di enunciati, sia pure appunto in forma di preambolo e non in forma di dichiarazione dei diritti, che vanno a, dice la Costituzione francese, a confermare e a integrare la dichiarazione del 1789, la quale ha per i francesi valore costituzionale. E la stessa cosa appunto si può dire per altri stati. Questo dice anche sul piano della lettura dei testi, insomma, come le costituzioni del secondo dopoguerra raccogliessero non semplicemente l'eredità del pre-autoritarismo, ma invece raccogliessero i frutti di un processo assai più lungo e complesso. E questo
e conferma del fatto che la Costituzione italiana è questo, quindi anche per questo la Costituzione italiana non può in nessun modo essere definita una Costituzione solo italiana, autarchica o addirittura provinciale, perché è frutto sì della storia d'Italia, ma non solo della storia d'Italia, ma di una storia che investe l'Europa o il mondo. Da questo punto di vista ci sono le parole pronunciate o scritte meglio da un altro grande costituente, Giuseppe Dossetti, che proprio riflettendo sulla radice più profonda della Costituzione, il professor Sarasera sorride perché sa quanto io sia negato a questi. Ma sono cose che credo sono molto giuste, che diceva Dossetti. Se alcuni pensano che la Costituzione sia un fiore pungente, nato quasi per caso da un arido terreno di sbandamenti post-bellici, repubbliche di Salò, resistenza, guerra, guerre civili, o da risentimenti faziosi rivolti al passato, l'antifascismo come vendetta, per così dire. Altri pensano che essa nasca da un'ideologia antifascista di fatto coltivata da certe minoranze che avevano vissuto soprattutto da esuli gli anni, quindi diciamo la costruzione degli esuli, che in qualche modo riportavano all'indietro. Altri ancora si richiamano alla resistenza, con cui l'Italia, cioè, giustamente, può aver ritrovato il suo onore e in certo modo si è omologata, a una certa cultura internazionale. Ecco, questo aspetto è importante. La resistenza italiana non è un fatto solo nazionale, sì. È eccezionale perché in fondo l'Italia è l'unico dei paesi in guerra dalla parte sbagliata che poi ha avuto questo movimento di resistenza. La resistenza c'è stata anche in Francia, De Gaulle era appunto esponente della resistenza, però là era lo Stato che aveva subito l'invasione e la sconfitta da parte della Germania, provvisoria da parte della Germania nazista, e quindi quella resistenza si innestava più facilmente nella storia di quello Stato, quindi ripristinando appunto valori precedenti. Invece l'Italia era stata in guerra ma dalla parte sbagliata, quindi il fatto che qui in Italia, dove la guerra terminò solo allora e la guerra dalla parte sbagliata, si sia manifestato un movimento invece in senso opposto di resistenza e non semplicemente di liberazione dall'oppressione straniera, anche se nella retorica resistenziale un po' questo, ripensando al passato, si diceva dall'invasione, certamente l'occupazione nazista essenzialmente c'era, però la resistenza italiana aveva un altro senso, appunto aveva il senso di chiedere e portare, cominciare a portare l'Italia su un terreno, su un percorso, su un cammino che l'Italia non aveva potuto compiere ma che era stato compiuto altrove, quantomeno era iniziato altrove, e quindi è che in quella fase storica, questa del secondo guerra è culminato, infatti ancora Dossetti diceva che la Costituzione in realtà italiana è nata ed è stata ispirata, come e più di altre pochissime Costituzioni, da un grande fatto globale, i 6 anni della Seconda Guerra Mondiale. E si dice e conclude, la Costituzione italiana del 48 si può ben dire nata da questo crogiolo ardente e universale, sono parole significative, cioè la guerra, la Seconda Guerra Mondiale come un crogiolo che ha coinvolto l'intero mondo, infiammandolo, ardente e universale, più che dalle stesse vicende italiane del fascismo e del post-fascismo, come si diceva prima, più che dal confronto o scontro di 3 ideologie datate, quante volte si dice Costituzione contro i 3 ideologie, liberale, cattolica e socialista o marxista, più che dal confronto o scontro di 3, essa porta l'impronta di uno spirito universale e in un certo modo transtemporale, cioè secondo me Dossetti coglieva bene questo dato di una Costituzione non legata a doppio filo, a una storia solo nazionale, a una storia locale addirittura, ma legata a questo, cioè, che ha avuto questo grande merito di ricollegare l'Italia, il nostro Stato, a un movimento, a una evoluzione culturale e politica, istituzionale che aveva percorso in altre aree del continente europeo e al di fuori un lungo cammino. Quindi non una Costituzione autarchica, non una Costituzione frutto della sola storia italiana, ma appunto frutto di questa che, ecco un ulteriore punto, di questo che è stata una svolta fondamentale nella storia del costituzionalismo. Anche questo è un altro punto importante.